ragazzi, benvenuti sul nostro canale Ginger Life. Oggi un nuovo video e volevo fare con voi un detersivo in casa. In questo caso volevo proporvi di fare il CIF in crema, visto che comunque il CIF non è né un prodotto ecologico, e se riusciamo a risparmiare qualcosa e comunque a pulire la casa con metodi naturali, rifacendoli comunque a casa nostra con le nostre mani, secondo me è sia più divertente, meno inquinante sicuramente, è anche un'ottima cosa. Per preparare questa crema, detergente molto semplice, molto facile. Allora, gli ingredienti sono un detersivo per i piatti, in questo caso ecologico, che io ve lo consiglio sempre, questo lo trovate al Conad, dell'olio essenziale di tea tree, che ci servirà da mettere nella nostra crema anche per avere un prodotto più disinfettante e anche profumato, e 200 g di bicarbonato con un vasetto di vetro vuoto. Ok, cominciamo subito. Allora, la quantità di detersivo dipende da voi, dipende da quanto detersivo volete, da quanta crema volete fare. Io in questo caso utilizzerò 200 g di bicarbonato e utilizzerò il detersivo a occhio, cioè nel senso che a man mano che lo mischierò insieme al bicarbonato mi fermerò quando la consistenza di questa crema sarà abbastanza cremosa e densa, ecco, quindi dovete dosarvi voi, non ho una quantità da proporvi. E un po' a vostro piacere, ecco, lo vedete voi dalla consistenza. Ma cominciamo subito. Intanto versiamo tutto il bicarbonato in questa ciotola. Terremo poi questo vasetto di vetro dove riporre la nostra crema e cominciamo subito. Mettetene un po' e poi iniziate a mescolare. Possiamo già aggiungere 5-6 gocce di olio essenziale, poi voi potete mettere l'olio essenziale che volete. Io in questo caso ho usato il tea tree perché ha un potere disinfettante. Quindi una, due, 3, 4 e 5. Ok, mamma mia, buon profumo. E mischiamo. Molto semplice questa ricetta, Però secondo me è molto pratica e carina come idea, perché l'ho già utilizzato parecchie volte e mi sono trovata molto bene. Pulisce bene, sgrassa bene, lucida anche i sanitari, potete usarlo in bagno, in cucina, sulle pentole anche, per sgrassare le pentole quando magari si attacca il bruciato sotto la pentola. Con questo viene via tutto, e anche l'olio di gomito ci vuole, ovvio. Ok, vedete? La crema è pronta, un profumo buonissimo misto di olio di tea tree e di questo detergente. Adesso riempiamo il nostro vasetto. Ok, adesso riempito il nostro vasetto, andiamo a provarlo insieme. Ecco, siamo nel lavandino della nostra cucina. L'ho lasciato un po' sporco apposta per farvi vedere come agisce questa crema. Poi con un cucchiaino che lasceremo all'interno del barattolo, andiamo a mettere il nostro prodotto sulla spugna in questo modo. Mettiamone poco perché farà un bel po' di schiuma e poi semplicemente andiamo a provarlo. Viene su un profumo, ragazzi, che è uno spettacolo. Toglie tutte le macchie. Toglie perfino i graffietti, i segni neri dalle sedie. Noi abbiamo le sedie bianche in casa e molte volte ci sono dei segni neri, e io riesco a toglierli benissimo con questa crema. Ecco, vediamola bene. Poi comunque non graffia, Molto delicata come composizione. Ok.
Ora sciacquiamo. Toglie anche quei segni scuri sul lavandino. Sciacquiamo. Non fa poi tantissima schiuma, pensavo facesse più schiuma. In realtà non ne fa tanta. Ecco ragazzi, il nostro lavandino è super pulito, profumato e guardate come brilla. Potete usare questa crema anche nei sanitari. E io vi ringrazio di aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando un pollicione in su. Vi aspettiamo su Gingerlife, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella delle notifiche. Grazie, un bacione a tutti, ciao!